Stop Time di Hiroshi Sugimoto è una mostra in forma di, la definirei una retrospettiva sintetizzata, nel senso che rispetto a quello che comunemente si vuol definire come una retrospettiva ci si attende un numero di opere molto imponente. In realtà in questa mostra sono una trentina abbondante, tutte in grande formato, e forse per questo, anzi questa è già una traccia per interpretare e recepire bene l'esposizione. Ogni opera ha bisogno di molto tempo per essere declinata, per essere interpretata, per essere in un certo senso proprio accolta dallo sguardo, così come vorrebbe accadesse l'artista, che le figure nella sua mente, ancora prima di lavorarle. E questo è l'altro aspetto, se vogliamo, perché la cura, la raffinatezza, l'attenzione quasi ossessiva che Sugimoto mette non solo nella fase di ripresa dei soggetti e nella scelta che è addirittura ancora fatta su una selezione molto ampia precedentemente, ma nella fase di stampa. Sono immagini preziosissime di cui veramente ci si può rendere conto solo vedendole dal vivo, in bianco e nero, rigorosamente in bianco e nero, seguendo sia in fase di ripresa come in fase di stampa i procedimenti più puri della fotografia, quindi non c'è nulla di digitale, non c'è nulla di post-prodotto, è tutto analogico ed è tutto lavorato poi in camera oscura secondo i dettami tradizionali della fotografia. Ecco, questo è un po' la sintesi estrema della pratica di Sugimoto. La mostra riflette esattamente quello che poi l'artista è una personalità estremamente poliedrica, lui è sì un grande fotografo, ma è stato anche un antiquario importante nel mondo dell'antiquariato, ha venduto ai musei più importanti di tutto il mondo, è un architetto, è designer, è addirittura anche un cuoco. Il minimo comune denominatore di tutte queste attività di Sugimoto è proprio la ricerca della perfezione, il voler impegnarsi veramente al massimo in ogni disciplina, e non tanto per una questione personale di semplice banale ossessione, quanto perché è convinto che tutto questo lo possa portare a una giusta e intima percezione di quello che poi è il tempo. Il tempo che per Sugimoto è una sorta di regolatore della scansione della storia dell'uomo, e la fotografia è ciò che poi alla fine rappresenta tutto questo. Quindi il titolo Stop Time vuol significare più che fermare il tempo, vedere il tempo attraverso la fotografia. La fotografia è l'unico strumento che noi abbiamo oggi per poter registrare il tempo e per poter rivedere quello che la storia dell'umanità ha significato, e in questo senso le serie che ci sono in mostra lo dicono apertamente, dai diorama ai ritratti del Museo delle Cere di Madame Tussauds, ai mari, alle architetture di luoghi e di edifici importantissimi, vere icone della contemporaneità. Ecco, attraverso queste immagini noi possiamo in qualsiasi momento nella nostra storia rivedere quello che l'umanità ha fatto, costruito, distrutto, da che è nata ad oggi.